Si tratta di un sistema che è stato disvelato alle nostre indagini, molto complesso e articolato, che interessava tutta la filiera di approvvigionamento dei prodotti e dei carburanti destinati alla vendita attraverso distributori stradali, dai depositi dove si approvvigionava l'organizzazione criminale, sino appunto a depositi ulteriori e più piccoli intermedi, fino ad arrivare ai distributori di carburante. I sistemi di frode erano due. Uno era quello di prelevare gasolio agricolo, quindi che ha una tassazione agevolata senza l'applicazione dell'IVA o con un'IVA ridotta e con un'accisa ridotta, grazie a dei falsi libretti UMA, che sono i libretti utenti macchine agricole che servono per prelevare questo tipo di gasolio. L'altro sistema prevedeva un meccanismo più articolato attraverso l'emissione di false dichiarazioni di esportazione: il prodotto non veniva assoggettato all'IVA, ma di fatto non veniva esportato, ma destinato al mercato interno. La criminalità organizzata nelle nostre indagini non ha partecipato direttamente all'organizzazione del traffico. Alcuni esponenti, soggetti pregiudicati, hanno, dimostrato interesse e hanno avuto un ruolo singolarmente all'interno del traffico. I distributori che oggi sono stati sequestrati erano i destinatari finali di prodotto che non scontava l'IVA e che veniva venduto invece come gasolio e carburante al prezzo ordinario. Non solo, ma i distributori, attraverso l'intervento di un soggetto, di un tecnico abilitato, provvedevano a manomettere le colonnine di erogazione per occultare rispetto alle case di produzione, alle proprie case di produzione, la vendita di gasolio di contrabbando. Le compagnie nazionali danneggiate, ce ne sono alcune sicuramente, erano assolutamente all'oscuro del traffico e gli unici fruitori, diciamo, di questo abbattimento importante del prezzo dell'imposta erano i gestori dei distributori, ovvero chi faceva questi travasi di carburante in maniera del tutto abusiva.